Besana e De Nicola regalano il derby salvezza all'Avezzano, all'Aragona. I biancoverdi fanno festa e accorciano in classifica proprio sui padroni di casa, punendoli nel loro momento migliore della gara. Ma andiamo per ordine. Prima dell'avvio della partita, premiato dall'assessore Carlo Della Penna, il segretario biancorosso Franco Nardecchia per gli oltre 50 anni nel mondo del calcio. Nei padroni di casa soliti volti noti, assente Iarocci, al suo posto Papagni si affida al giovane Cardinale. Nell'Avezzano l'ex di giornata Colavitto manda in campo il suo consueto 4-3-3 con tante defezioni. Passiamo alla cronaca. La Vastese parte forte ed è subito pericolosa al minuto 9, colpo di testa di Leonetti con un dubbio tocco di mano in area ospite, da rivedere a rallenti, ma l'arbitro Ruben Arena lascia correre tra le proteste del pubblico di casa. Al 13esimo sempre di testa ci prova la Vastese con Stivaletta, palla al lato. Un minuto dopo è Leonetti a calciare bene la preparazione, tiro alto sopra la traversa da posizione favorevole. Al 24esimo finalmente si vede l'Avezzano, traversone basso dalla destra, la palla sfila pericolosamente in aria e arriva Di Renzo che calcia ma non c'entra il bersaglio grosso. L'azione più pericolosa della Vastese arriva al 40esimo, Leonetti lavora un pallone con eleganza e calcia dal limite, Fanti non trattiene, sulla respinta arriva Palumbo che da due passi spara sull'estremo biancoverde. Al 46esimo doccia fredda per i locali, gli ospiti passano in vantaggio e Besana a concludere a rete dopo essersi fiondato sulla respinta non ottimale di Patania. Su tiro di De Rocis il primo tempo va in archivio con questo risultato. Nella ripresa la Vastese si butta in avanti, al terzo Leonetti aggancia e conclude in precario equilibrio, pallone al lato. Al 16esimo la Vastese trova il pari con Leonetti dopo la spizzata di Sciba, ma l'arbitro annulla per fuorigioco, da rivedere a rallenti la posizione del numero 10. Minuto 24, l'Avezzano sfiora il gol dopo un'azione sulla destra con palla al centro sulla quale Del Duca ci mette una pezza. Sul capovolgimento di fronte, la Vastese trova il gol del pareggio con Stivaletta che con un tocco morbido supera Fanti in uscita disperata 1-1. I biancorossi dopo il pareggio vogliono i tre punti, ci prova prima Capelluppo a giro dal limite, Fanti si oppone, poi circa dopo 60 secondi e Sciba su invito di Leonetti a farsi respingere la conclusione. Al 32esimo Leonetti tenta un tocco morbido, il tiro viene respinto dal numero 1 biancoverde. Assedio Vastese, al 34esimo Stivaletta si coordina dal limite, tiro forte ma centrale, blocca l'estremo avezzanese. Al 36esimo l'Avezzano torna in vantaggio nel momento migliore della Vastese. Palla da corner, stacca Bruni, Patania respinge ma non trattiene, Di Nicola appoggia in rete il facile 2-1. Al 38esimo Del Duca per i biancorossi in corna, palla al lato. Minuto 44, Rossi se ne va in campo aperto e calcia, Patania salva i biancorossi e questa l'ultima occasione della gara che termina 2-1 per gli ospiti. L'Avezzano vince e inguaia la Vastese che ora dovrà giocarsi il tutto per tutto ad Agnone. Mister Colavitto, tre punti pesanti qui nel suo ex Aragona. Eh sì, c'è stato questo incrocio importante in un momento storico particolare, mancano poche partite. I ragazzi sono scesi in campo veramente con il coltello fra i denti e volevano portare a casa i tre punti e ci sono riusciti. Un Avezzano rimaneggiato, però è riuscito a tenere testa alla Vastese. Sì, veramente i ragazzi hanno fatto una partita importante, una partita di attenzione, di abnegazione, di voglia anche di riscatto, perché comunque sono 10 partite che sto seduto su questa panchina e ti posso dire che qualche punticino alla squadra manca. Arriva una sconfitta in uno scontro diretto, cosa è mancato oggi alla Vastese? Ma intanto abbiamo creato diverse occasioni e avremmo dovuto concretizzare in parecchie circostanze, quindi dal punto di vista dell'impegno, di quello che abbiamo visto sul campo, non penso che noi abbiamo tanto demeritato, è meritato la sconfitta.
credo che è mancato soprattutto la capacità di finalizzare in alcune circostanze. Ma lo sappiamo, anche giovedì a Castelfidardo, se avessimo vinto avremmo chiuso il discorso salvezza. Ci siamo incancreniti in queste due partite dopo aver fatto un filotto di 3 vittorie consecutive, e questo significa che non puoi rilassarti, non puoi abbassare il livello di guardia. Noi siamo una squadra che ha necessità di essere umile, di essere compatta. Lo abbiamo fatto anche oggi, devo dire la verità, nonostante due assenze importanti, soprattutto dal punto di vista degli under, 2,99. In questo momento è difficile permettersi di avere queste assenze. Lo abbiamo fatto anche bene recuperando dopo il gol al 44esimo del primo tempo. Anche dal punto di vista psicologico siamo entrati nello spogliatoio e non è facile in un derby così importante per i punti che ci stavamo giocando rientrare in campo e meritare il pari e più volte aver sfiorato il secondo gol. Siamo stati puniti su quel calcio d'angolo in un momento in cui probabilmente avremmo meritato qualcosa in più dal punto di vista delle azioni create.